ragazze, bentornate in un mio nuovo video. Io sono Carolina Chiari e oggi parliamo finalmente delle tendenze autunno-inverno 2018-2019. Io amo la moda e ogni stagione voglio assolutamente creare questo video per voi per condividere tutte le novità dello street style, delle tendenze che andranno di moda e che indosseremo tutta la stagione. E prima di iniziare vi ricordo che ho anche un blog dedicato soprattutto alla moda, ma anche viaggi, beauty, qualcosina, www.carolinachiari.com. Andate a seguirlo per non perdervi tutti gli articoli che pubblico dedicati a outfit da indossare, idee per la scuola, idee sulle scarpe di tendenza del momento, tanti articoli ogni settimana. Io direi di iniziare subito e partiamo con le tendenze. Parliamo di stampe, dato che è la prima cosa che forse si può notare dal mio outfit del giorno: la stampa leopardata. Come vedete, io ho già un capo che ho acquistato nuovo poche settimane fa, penso di avervelo mostrato nell'ultimo video haul. Ho questo vestitino qui leopardato, bellissimo, lo adoro. A me il leopardato è sempre piaciuto, però c'è stato un periodo in cui non lo indossavo mai. Ma ora che è tornato di moda, veramente sono in fissa. Appena ho visto questo vestito l'ho preso e mi piace veramente tanto. Se prendete ad esempio una camicetta leopardata oppure dei pantaloni a vita alta leopardati, io vi consiglio di utilizzarli con, di abbinarli a capi basic, come può essere una t-shirt bianca o nera o un pantalone bianco o nero. Vedrete, secondo me farete un figurone e risulterete meno aggressive. Però io vi propongo anche utilizzare colori come il verde e il fucsia. Altra stampa che è andata tantissimo di moda anche in estate, si rivedrà tanto in inverno e in autunno, è la stampa pois. I pois sono carinissimi, esprimono gioia, secondo me allegria, e sì, si vedranno tanto anche in questa stagione, quindi se avete camicette estive, perché non indossarle anche in questo primo momento di stagione? Un'altra stampa è la stampa etnica, infatti si vedranno tante piume, tante frange, frange nelle giacche, insomma non è la mia preferita, però se rispecchia la vostra personalità. Infine andranno tanto anche i quadri diciamo un po' più bon ton, come questi qui un po' sul bianco, il nero e il grigio, anche da utilizzare per la scuola. Infatti ve ne ho anche parlato nel mio ultimo blog post dedicato agli 8 capi must have da indossare e da avere per la scuola. Poi continuiamo parlando di colori, il rosso, indico qua perché in questo momento lo indosso sulle labbra. Il rosso è un colore che spopolerà e darà allegria alle giornate, soprattutto grigie. Secondo me, infatti, quando la giornata è grigia, l'outfit deve essere ancora più colorato. Secondo me è un bel contrasto e io seguo spesso questa regola. Un altro trend che si vedrà tantissimo è il laminato, soprattutto nelle vostre serate. Magari in un pub, andate a ballare, uscite con le amiche, insomma. Capi come questi o vestiti come questi possono essere bellissimi e non passerete di certo inosservate. Continuiamo, parliamo del denim. Questa stagione non vedrà più i jeans skinny, ma vedrà i jeans a zampa e anche a vita alta, mi raccomando. E poi ovviamente i pantaloni a vita alta, che possono essere morbidi, di vari tessuti. L'importante è che siano sempre sempre a vita alta, che risalta le forme e ci fa anche sembrare più alte. Come cappotti indosseremo la pelliccia, che è un trend che ogni inverno ultimamente si sta rivedendo, e anche quest'inverno, questo autunno la vedremo, autunno di meno, e anche il cappotto oversize, come questi qui un po' bombati, un po' paffutelli come li chiamo io, mi piacciono tanto e sto pensando di acquistarne uno per questa stagione. Poi andranno tanto anche i vestiti lunghi, soprattutto in autunno ma anche in inverno per le più temerarie come me, io sicuramente li indosserò. Utilizzando un paio di calze calde sotto il vestito si possono veramente sfoggiare vestiti bellissimi e che rendano il nostro outfit un po' più particolare. Poi parliamo di felpe, andranno tanto le felpe con le scritte, il classico logo con la scritta, come può essere questa qui. Oppure andranno le felpe corte, quindi stile cropped, che si possono anche utilizzare per la scuola, perché ormai i jeans a vita alta sono veramente molto alti sul mercato e quindi è una combo perfetta e molto di moda. Anche le felpe con il cappuccio torneranno tanto. Poi ragazze, la camicia bianca, questo è un must per ogni armadio di una donna, ma anche dell'uomo ovviamente. La camicia bianca però quest'anno è un po' più particolare. Oltre a quella basic che va sempre bene, consiglio di indossare camicie bianche particolari e che siano un po' uniche, come ad esempio camicie che magari abbiano delle trasparenze, dei nodi, degli inserti, dei volant, delle ruche, insomma cose di questo genere. Non la camicia basica, ma una camicia che vi rappresenti. Poi ragazze, come non parlare dei tailleur?
I tailleur sono veramente di super tendenza. Qualsiasi colore di qualsiasi tessuto, basic, molto classici, con un tacco, veramente secondo me sono molto femminili e molto adatti a certi eventi importanti. Infine, last but not least, parliamo di stivali, gli stivali stringati, come questi qui, quindi bassi, ma anche questi qui con un po' di tacco. Penso che farò un blog post dedicato agli stivali che vi consiglio di acquistare per questo inverno, autunno-inverno, perché so che magari si fa fatica a vederne alcuni di carini, si fa fatica a scegliere, insomma voglio parlarvene in un blog post dedicato. E queste qui erano tutte le tendenze per questo autunno-inverno 2018-2019. Io spero di avervi dato tante idee nuove e soprattutto idee che potrete veramente indossare tutti i giorni, non idee da passerella stravaganti, troppo stravaganti. E fatemi sapere con un commento qual è il vostro trend preferito. Io penso che al momento sono un po' ossessionata dal leopardato, quindi questo vestito è praticamente il mio outfit preferito del momento. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, seguitemi anche su Instagram dove ci sentiamo ogni giorno con le storie e ci vediamo in un prossimo video.